Ciao a tutti, sono un ingegnere e questo è il mio modo di lavorare in legno. Oggi costruiamo l'impianto di aspirazione per il banco sega. Ciao, sono Troy McClure. Forse vi ricorderete di me per video come guida per il banco sega con posizionamento incrementale millimetrico o forse per questo stesso video. Infatti avevo già pubblicato questo video un anno fa. È stato il mio primo video online e rivedendolo adesso posso dire che era fatto veramente male. Quindi festeggio il primo anniversario rimasterizzando il video e approfittandone per farlo in italiano. Una delle cose che più mi piace di lavorare in legno è che ha diversi punti di contatto con la fisica. Infatti anche in falegnameria nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma in segatura. Siccome la segatura fa male, meglio eliminarla prima che arrivi ai miei polmoni. Sostanzialmente non farò altro che costruire delle valvole che collegheranno appunto le varie sorgenti di segatura, quindi il banco fresa, la sega e la pialla, al resto dell'impianto di aspirazione. La tubazione delle valvole è in PVC, che si può trovare a bassissimo costo in qualsiasi negozio di termoidraulica. Si taglia semplicemente con qualsiasi attrezzo manuale e si incolla con un mastice apposito. Questa tubazione è fissata su due flange di compensato 8 mm. Tra le due flange c'è un setto divisore che si può muovere e che ha un foro da una parte. Se i fori sono allineati, la valvola è aperta. Se i fori non sono allineati, la valvola è chiusa. Un errore che ho visto in tanti video è forare il setto divisore con lo stesso diametro della flangia. Siccome però all'interno della flangia io vado a incollare il tubo, quando la valvola è aperta si genera una piccola discontinuità che diminuisce l'aspirazione e facilita l'otturazione della valvola. In aeraulica questo si chiama perdita di carico. La soluzione infatti è semplicissima, devo forare il setto utilizzando il diametro interno del tubo di PVC. Siccome il mio aspiratore ha un piccolo aspiratore da hobbista, quindi non è eccessivamente potente, qualsiasi ottimizzazione possibile è un toccasana. E poi è gratis, quindi tanto li guadagniamo. In realtà ho realizzato diverse valvole, non solo quelle per il banco sega. L'idea di base è di collegare tutti gli utensili del garage alla sorgente, quindi avrò tre valvole per la combinata, ma avrò anche altre valvole per tutti gli altri attrezzi. Qui sto collegando il blocco delle valvole sotto il banco sega. Facciamo prima un invito, in modo da non spaccare il legno, sia sul travetto che dovrà tenere le valvole che sulle valvole stesse. La prima delle valvole gestirà il banco sega e la presa, la seconda gestirà alternativamente la pialla a spessore o la pialla a filo e la terza valvola è per domarli tutti. Per il banco sega realizzo anche una cuffia di aspirazione superiore, semplicemente tagliando ed incollando del plexiglass. Ho utilizzato da un lato un pezzo di compensato 12 mm, dall'altro lato ho costruito una piccola gabbia in plexiglass con una colla apposita. In questo modo rimane tutto trasparente, quindi posso vedere la lama, ma si crea comunque una depressione che fa aspirare i truccioli. Ecco, come vedete la guida per il banco sega è molto rudimentale.
funzionava ma era molto lenta. Se volete, qui in alto a destra vi indico il video in cui ho costruito la mia nuova guida per il banco sega incrementale con step millimetrici. Ok, adesso devo realizzare un travetto per sostenere l'aspirazione dall'alto. Ho deciso di realizzare un travetto a T. Perché un travetto a T? Perché a parità di materiale consente di avere un travetto molto più rigido e quindi si fletterà molto di meno sotto il peso del tubo. Anche qui utilizzo la proprietà della sezione chiamata momento di inerzia. Il momento di inerzia di una sezione T è ancora maggiore del momento di inerzia di una sezione rettangolare. Questo è il motivo per cui le campate dei ponti o i solai dei nostri pavimenti si costruiscono utilizzando la sezione a T. Ok, è arrivato il momento di montare il travetto a T sul banco sega in modo da collegare l'aspirazione dall'alto. L'idea è che il travetto si fletta il meno possibile. Per fare la prova basta mettere una livella ed effettivamente è esattamente in bolla, quindi lode al momento di inerzia. A questo punto non ho neanche terminato la versione base del mio travetto, che inizio ad ottimizzarla. Nella fattispecie sto facendo dei fori per alleggerirlo. Nella realtà il peso non cambierà granché, però è un po' più carino. A questo punto realizzo un braccio che si possa estendere per collegare bene l'aspirazione dall'alto. Ed ecco il braccio per aspirazione dall'alto che aspira sia dalla sega che dalla fresa. In più riesco ad aspirare dal corpo del banco sega e dalla pialla. E dalla valvola 3 vie posso selezionare da quale sorgente aspirare. Sapete quante permutazioni di valvole aperte e chiuse possiamo avere? 2/3. Ok, bonus track. Se anche voi siete come me, probabilmente passerete il 50% del vostro tempo a lavorare e il 70% a cercare la matita che avevate in mano un attimo fa. E quindi costruisco un piccolo portapenne, così so sempre dove stanno le penne. Lavoro più efficiente e non divento pazzo. Da quando ho finito l'impianto di aspirazione sono cambiate tante cose. Ho un nuovo banco sega, una nuova pialla, sto costruendo un banco fresa, però l'impianto di aspirazione continua a funzionare. Semplicemente ho attaccato i tubi ai nuovi attrezzi. E allora, per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, lasciate anche un commento e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video.